Buongiorno a tutti. Oggi è il 27 gennaio 2023, la giornata della memoria. Io mi alzo al mattino molto presto, come molti di voi sanno benissimo, e di mattina nel silenzio oppure nella notte è più facile rivivere i ricordi e attraverso i ricordi far stare con noi quelle persone che non ci sono più. I ricordi e la memoria dovrebbero servire a questo, a far sì che oggi sia un giorno più bello di quello di ieri e che non accadano più gli stessi errori, non vengano commessi più gli stessi errori che sono stati commessi nel passato. Ma l'uomo non sempre questo lo ricorda, basta pensare a tutte le guerre che ci sono oggi. Durante la prima e la seconda guerra mondiale anche la mia famiglia ha perso degli affetti cari e anche la mia famiglia in qualche maniera ha subito la violenza della furia nazista. Nel 2003 ero riuscita a ricomprare questo libro di cui Memme, la sorella di nonna, mi parlava sempre. Il suo gemello, uno dei fratelli di nonna, un piccolo riassunto. Mia nonna Evelina, la mamma di mamma, aveva due coppie di fratelli gemelli, una costituita da Egidio e Emilio, classe 1919, l'altra da Battistino Benigno, noto Tito, e Memme, Maria Pia Coni. Memme mi raccontava di questo libro che era stato sequestrato perché si trovava dentro una valigetta, assieme a tutta la valigetta, che mia bisnonna negli anni 40 stava portando a Sola Russa dal fratello gemello di Memme, quindi da suo figlio, con dei viveri. Tempo di guerra si aveva poco, però chiaramente una mamma, tra l'altro vedova ormai da un po' di anni, aveva racimolato per portargli in dono appunto a uno dei suoi figlioli e i nazisti gliela portarono via. Il ricordo di questo libro è rimasto vivo in Memme, me ne ha sempre parlato. Così per il suo 81esimo compleanno avevo cercato di ritrovarlo. Ricordo che mi recai in una famosa libreria di Cagliari e il signore alla cassa mi disse: "No, non esiste." E io dissi: "Impossibile, il libro esiste, da qualche parte del mondo lo dobbiamo trovare perché i nazisti lo sequestrarono a mia bisnonna e io lo voglio regalare alla sorella di nonna." Lui abbassò lo sguardo, continuò a digitare e poi disse: "Voglio ritrovarlo perché mi affascina l'idea di poter recuperare un libro sequestrato dai nazisti. Non mi è mai successo in tanti anni che lavoro qui di aver avuto una richiesta di questo tipo." Ne avevamo trovato tanti, mi ero accontentata di questa edizione che aveva una copertina così un po' sottile, c'erano anche delle copertine rilegate, ma costavano veramente tantissimo, molto più di questo, che è costato comunque una fortuna perché è arrivato dall'America per la gioia di Memme. Il libro e niente, confronto ai fratelli dei miei nonni, di mia bisnonna, morti in guerra tra la prima e la seconda guerra mondiale. L'altro ricordo, e ve la leggerò per intero, è legata a questa lettera che ho trovato a casa di mamma qualche giorno fa. L'aveva scritta il gemello Tito al suo fratello Emilio, gemello che per tanti anni poi ha abitato a Nuoro. È chiaro che anche qui non se la passavano troppo bene, anzi, la fame ce l'hanno sempre raccontato i miei nonni, che durante la guerra la carestia e la fame e il freddo erano terribili. Nel prossimo video ve la leggerò per intero.